Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Celebriamo oggi tutta la Chiesa, celebra la solennità di San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, padre putativo di Gesù. Per la nostra comunità ovviamente la festa raddoppia, perché San Giuseppe, tutti sappiamo, essere il patrono della città di Sermoneta, e quindi è davvero doppia con la causa della nostra gioia. Dicevo ieri mattina, durante l'omelia della messa prefestiva, quella che ha preceduto la processione, che avrei voluto oggi parlare un po' di qualche preghiera in particolare da rivolgere a San Giuseppe, ricordando che i santi, la Chiesa li canonizza perché siano ammirati, anzitutto, imitati e pregati. Sono i nostri esempi, i nostri modelli e anche i nostri amici e intercessori. Ecco, le virtù evitare di San Giuseppe. Oggi il Vangelo ci presenta l'episodio chiave, no? Quindi il silenzio che fu capace di fare San Giuseppe, la calma, quindi la prudenza, non prendere decisioni affrettate, l'abbiamo visto anche ieri, e poi la fede, così è, ha creduto quello che l'angelo gli ha detto nel sogno, ha preso come sposa Maria e ha svolto quella che era la sua missione sulla terra, di essere lo sposo di Maria Santissima, il padre putativo di Gesù. Diceva la splendida lettura di questa mattina dell'Ufficio Divino, è stato colui per mezzo del quale la nascita e la sosta nel mondo del Verbo di Dio ha potuto venire in maniera ordinata. Pensate, se Gesù fosse nato da una donna nubile o altre cose, no? Il contesto della vita terrena di Gesù è stato perfetto grazie alla figura di San Giuseppe, che ovviamente ha accettato di vivere un matrimonio del tutto particolare e un rapporto di paternità del tutto particolare. Quindi non c'è niente di carnale né nel suo legame con la Madonna né nel suo legame con Gesù, ma è tutto spirituale. Ma lo spirituale non è meno intenso di quello carnale, eh? Lo sapete, io dico sempre anche ai ragazzi, e questo vale soprattutto per i maschietti, senza che si offendano i maschietti, no? Un conto è essere padre, un conto è fare il padre, perché si può tranquillamente essere padre senza farlo. Sapete che gli uomini, purtroppo alcuni hanno in giro sparsi figli che sanno manco ce l'hanno, quindi sono padri senza farlo il padre, e farlo è molto bene senza esserlo. San Giuseppe ha fatto benissimo il padre putativo di Gesù, ma San Gesù non era il suo figlio naturale. Voi sapete che anche i sacerdoti si chiamano padre perché devono fare il padre nei confronti delle comunità loro affidate, che non ne sono niente da un punto di vista naturale, ma devono investire tutto ciò che caratterizza la paternità in questo tipo di rapporto, per cui non è necessario un legame di sangue per fare il padre. La stessa cosa, questo va fatto notare alle giovani coppie, essere sposo, d'accordo, è cosa più grande che l'essere marito. Qui siete tutti quanti grandi, cerchiamo di capire la differenza, capito? Perché anche lì essere mariti è relativamente facile, d'accordo? Quindi, perché essere sposi devoti, quindi completamente rivolti all'amore gratuito, al bene della sposa e viceversa, è cosa più grande. E San Giuseppe dimostra che si può essere sposi santissimi e perfetti pur senza essere mariti. Non pensiamo mai che San Giuseppe non amasse la Madonna più di quanto quel più santo degli sposi ami la propria sposa e viceversa, o che la Madonna non avesse nei confronti di San Giuseppe un amore immenso e bello e intensissimo, che si manifestava in tutte le forme possibili e immaginabili, tranne quella, come sappiamo, del compimento degli atti coniugali, da cui Maria Santissima fu preservata e presentata, e San Giuseppe accettò di poter vivere in questo modo il suo del tutto particolare matrimonio. Ora, la devozione a San Giuseppe, partiamo dalla più comune. Io quando arrivai qui, il primo giorno che sono arrivato, sentii chiaramente l'ispirazione di pregare con tutta la comunità ogni giorno la preghiera a San Giuseppe, a te o beato Giuseppe. Sono tanti anni che io al termine della Santa Messa, queste preghiere che si dicono al termine della Santa Messa sono di origine antichissima, vengono da Papa addirittura Leone XIII. Poi negli anni 70 Papa Paolo VI le rese facoltative, quindi non è più obbligatorio dirle al termine della Messa. Se uno vuole si possono dire, io l'ho sempre fatte dire, perché uno è un modo con cui, è un momento con cui ogni giorno il pastore prega con la sua comunità. Secondo, è un modo con cui si fa un piccolo ringraziamento al Signore quando si è fatta la comunione.
E terzo, perché comunque dire una preghiera è sempre una cosa buona, produce sempre delle grazie, sono questi tre motivi. Ma la preghiera, San Giuseppe, non è contenuta in quelle preghiere, è un'aggiunta che ci ho fatto io, perché appena arrivato qui dico, ma conosceranno i parrocchiani bene la figura di San Giuseppe, pregheranno San Giuseppe, questo lo sapete voi meglio di me. Dico, allora, questa preghiera, che è un po' lunghetta, ma una preghiera bellissima e completa, è una preghiera che ogni volta che si recita la Chiesa, la disciplina attuale concede l'indulgenza parziale. Quindi sapete, ci stanno sempre i fogli in fondo alla Chiesa, quando anche uno non avesse voglia di fermarsi e recitare al termine della Santa Messa, perché è cosa del tutto facoltativa, non è obbligatorio per nessuno, però vi raccomando di tenerla e di pregarla, sarebbe certamente cosa molto bella e molto buona se quotidianamente noi figli di Sermoneta recitassimo la preghiera al Teo Beato Giuseppe. Si tratta di dare 2 minuti del nostro tempo, perché non ci vuole di più a recitare questa preghiera, a questo grande santo che ripaga alla grande ogni gesto di devozione fatto nei suoi confronti. Poi per il mese di marzo, avete visto, c'è una preghiera molto forte fatta a San Giuseppe che serve ad ottenere grazie grandi, e questa è un po' più impegnativa perché è un po' lunga, che è il Sacro Manto di San Giuseppe. Il Sacro Manto, che è una serie di preghiere, una devozione molto antica e raccomandata da fior di papi, tra cui adesso vi dirò San Giovanni XXIII, e anche Papa Francesco è molto devoto a San Giuseppe, vi dirò adesso tra poco, e è una preghiera lunga. Per fare il Sacro Manto ci vogliono 10-15 minuti, non è una cosa che si dice 2 minuti. E tra l'altro, continuare di grazie vanno fatte per 30 giorni consecutivi. Io vi dico tranquillamente, sono anni, siccome il mese di marzo, il mese di San Giuseppe, ogni anno dico un Sacro Manto con una certa intenzione particolare, grossa. Cioè, quindi quando abbiamo bisogno di qualche grazia grossa, il Sacro Manto di questi di spirito è quasi infallibile, cioè quella grazia non ti arriva solo se Dio proprio non vuole dartela perché vede che è una cosa negativa per te, se no quella grazia ti arriva, perché San Giuseppe viene subito dopo la Madonna, è lo sbancatore del paradiso, le grazie le ottiene tutte perché ha un rapporto privilegiato con Gesù. Un'altra preghiera, anche questa approvata dalla Chiesa, è la corona dei 7 gaudi e dei 7 dolori di San Giuseppe, che ricalca un pochettino quelle sui 7 gaudi e 7 dolori della Madonna. Si trova facilmente il testo online, basta cliccare su internet corona di San Giuseppe, dei 7 gaudi e dei 7 dolori. È una meditazione sulle 7 gioie e i 7 dolori che Giuseppe visse nella vita terrena, accompagnati dalla preghiera del Padre Nostro e dell'Ave Maria. Poi ci sono delle forme non ancora ufficialmente approvate dalla Chiesa, una molto bella, nel senso che un grande santo mariano, vissuto nel XVII secolo, che è San Luigi Maria Monforte, compose una bellissima preghiera in onore di San Giuseppe. Io avevo l'intenzione anche di proporla quest'anno, casomai lo facciamo l'anno prossimo, che è l'Ave Giuseppe, cioè è un'Ave Maria adattata alla figura di San Giuseppe. La scrisse un grande santo, già canonizzato dalla Chiesa, che è San Luigi Maria Grignon da Monforte. Qualcuno ci sta già facendo sopra delle forme devozionali con dei piccoli rosari, la Chiesa deve ancora però approvare ufficialmente questa forma bella, anche se nuova, di preghiera, per cui attendiamo sempre i tempi in cui la Chiesa approva, perché è sempre meglio se possibile recitare preghiere ufficialmente approvate dalla Chiesa. Vi dicevo che i papi sono stati debolissimi di San Giuseppe. Il papa attuale, vi dico soltanto 2 cose, dovete sapere che il nome di San Giuseppe fu inserito nei santi ricordati in ogni santa messa da San Giovanni XXIII negli anni 60. Allora, quando c'era ancora la messa antica, c'era solo una preghiera eucaristica, che era il canone romano numero 1, e dopo il nome della Vergine Maria si disse e di San Giuseppe suo sposo per volontà di Papa Giovanni XXIII. Adesso, dopo la riforma, le preghiere eucaristiche sono diventate tante, ce ne stanno almeno 4 più 2 più 5, sono tante le preghiere eucaristiche che si possono fare. Papa Francesco ha detto che quella aggiunta di Papa Giovanni XXIII deve essere fatta in tutte le preghiere eucaristiche. Per cui, se fate attenzione, quando il sacerdote dice la messa, ogni volta che durante il canone ricorda la Madonna, dice sempre insieme San Giuseppe suo sposo. Questa è una cosa che ha stabilito il Papa attualmente regnante. Un'altra cosa che ha detto il Papa attualmente regnante, per farvi capire la potenza di San Giuseppe, io non capisco al Papa, a un prete anche, c'è un sacco di gente che comincia a dire donò una prega per me, cioè se io dovessi
sta a ricordare tutti i giorni singolarmente tutte le persone che dicono una prega per me, a parte il fatto che dovrei portarmi il computer dietro perché non ce la farei mai, ma ci vorrei pensare con lei. Una buona idea ce l'ha data dal Papa, perché il Papa dice quando qualcuno gli dice di pregare per lui, lui quando torna a casa scrive un biglietto, dice ti prego per Francesco, prende il biglietto e lo mette dentro la statua di San Giuseppe, dice così, ecco, ci pensa lui, legge il biglietto, perché noi portare la nostra memoria è piccola, noi santi la memoria ce l'hanno buona, e se ci pensa lui stiamo tutti quanti in buone mani, così uno ci mette il gesto di carità e poi affida la preghiera a San Giuseppe. Ecco, chiaro che di questo grandissimo santo ci potrebbe parlare ancora molto molto a lungo. Ecco, sapete che la devozione a San Giuseppe dopo quella alla Madonna è quella più raccomandata dalla Chiesa, i tre nomi santi, no? Gesù, Giuseppe e Maria. Ricordate quelle cose che si dicono, vi dono il cuore, l'anima mia, assistetemi nell'ultima agonia, spiri in pace con voi l'anima mia, no? Sono cose molto molto importanti perché la famiglia di Nazareth sulla terra è stata come una piccola trinità. In cielo ci stanno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sulla terra ci stanno Giuseppe, Maria e Gesù. Quindi a fianco ai nomi santissimi di Gesù e di Maria possa esserci la nostra devozione, particolarmente per noi, quindi sermonita, anche quella del grande San Giuseppe, dopo Maria Santissima, il più santo fra tutti i santi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.